A Siena, ora, dove tra i bacini del fiume Arno e Ombrone c'è una galleria idraulica costruita 400 anni fa, oggi diventata passeggiata naturalistica. Andrea Marotta ci mostra quest'opera considerata ancora rivoluzionaria. Questa è una galleria realizzata con tecniche tradizionali. Se si chiudesse questa galleria, il lago chiaramente di nuovo si riempirebbe d'acqua. Tra Siena e Monteriggioni, fino a 240 anni fa, c'era un lago. Ce n'è traccia in tutti i toponimi della zona. Per svuotarlo, bonificare e rendere coltivabile una delle poche pianure tra queste colline di lecce e querce, ci vollero 7 anni, 40.000 ducati, 2 chilometri e un nobile in rovina. Oggi quello del lago scomparso è un percorso naturalistico organizzato dal Consorzio di Bonifica Toscana Sud, ma le piogge intense degli ultimi giorni provano ancora l'utilità di quello che per tutti è il canale del Granduca. E poi dette a quei giorni lì, a tutto il bacino del lago, un'importanza straordinaria da un profilo agronomico. Fu un ricco possidente, Francesco Bindi Sergardi, a iniziare i lavori. I tecnici gli dissero che svuotare il lago verso Monteriggioni sarebbe stato impossibile, ma scavare il tunnel prosciugò le sue finanze. Per completare gli ultimi 200 metri e rivestirli tutti, dovette intervenire il Granduca Pietro Leopoldo in cambio di una rendita e delle terre bonificate. Per la fine del Settecento che tipo di opera rappresenta? Sicuramente rivoluzionaria e costosissima. Il lago, al termine della galleria, diventa così ancora oggi un affluente del reticolo dell'Ombrone, un'opera eccezionale per l'epoca e moderna, che continua a fare la fortuna dell'agricoltura di Pian del Lago.